stessa 70 phone e abbiamo anche concluso le prove fotografiche che poi vedrete alla fine del video o comunque nel blog quando scriveremo l'articolo dello Xiaomi 12S Ultra. Sì, lo sappiamo, non è uno smartphone di primo pelo, è già uscito da qualche mese, ma visto che abbiamo avuto la possibilità di procurarcelo a nostre spese, abbiamo deciso di comunque provarlo. È famoso per avere una fotocamera da ben un pollice, sensore principale, 50 più 48 più 48, più la ToF 3D per la profondità. Devo dire che le foto a me sono piaciute veramente molto, anche in notturna, e anche il 5x è davvero molto preciso. È comunque costruito davvero molto bene, le caratteristiche tecniche le vedrete poi ad inizio video, inutile che sto ad elencarvi. Vi dico solo che ha lo Snapdragon 8 Plus di prima generazione, 4 nanometri, che rende davvero bene, ci ho giocato anche molto, devo dire che i risultati sono davvero ottimali. Sblocco con fingerprint oppure facciale, andiamo ora a sbloccarlo. Cercheremo di fare una recensione piuttosto smart per non annoiarvi. Sono nel nostro punto vendita, non devo ancora aprire, per cui ho la possibilità di farvelo vedere. Facciamo anche una chiamata, mi ero già preparato di modo che non vi faccio perdere ulteriore tempo. Diamo il benvenuto in off. Audio in Da capsula Samsung molto Electronics. buono e in viva Online, voce scaricala e per altrettanto. qualunque domanda accedi alla. Abbiamo comunque un audio stereo Harman Kardon e la qualità si sente davvero tutta. Non vi posso far sentire brani interessanti per la storia del copyright, altrimenti vi avrei fatto sentire anche l'ultimo album di Metallica che mi appresterò a comprare prima possibile, dato che le canzoni che ho sentito mi sono piaciute. Vabbè, ognuno il proprio genere, andiamo a sentirlo con questo brano. Insomma, come potete sentire, la potenza assolutamente non gli manca. Allora, il costo di questo terminale è di circa 1200 euro in questo momento. Noi abbiamo addirittura provato il modello, preso il modello 12512, per cui abbiamo voluto esagerare, come diceva qualcuno una volta, e devo dire che va molto bene. On board abbiamo Android 13 e la MIUI 14. Quando è uscito avevo Android 12 e la MIUI 13, ma si è aggiornato, devo dire, funziona davvero in maniera egregia. Faccio vedere un attimino, qui abbiamo il solito scusate, barra di navigazione divisa, alcuni la trovano comoda, io no, preferisco quella intera, si può fare comunque, non c'è problema, potete vedere qui le varie informazioni del dispositivo, RAM 12 più 3 e tutte le varie informazioni, la frontale, dimenticavo la cam frontale da 32 megapixel ha delle prestazioni veramente interessanti. Vi faccio vedere velocemente qualche foto, ad esempio questa è stata scattata nella mia camera da letto ed era completamente buio. Sì, qui un attimino ha sfalsato, però si vede il mio cellulare che... E questo era completamente buio, vabbè, questa ha sfasato, ma ho preteso troppo, un 5x col buio, con la distanza non si poteva fare. Però devo dire che ci sono comunque delle foto davvero interessanti. Scusate, sono andato alla parte sbagliata. Questo ad esempio è un 5x e guardate la finestra, si vedono anche i ricami alla faccia della privacy. Solo qualche incertezza sulla macro, ma ho notato che tutti soffrono un po' all'interno. All'esterno, guardate il mio bel faccione come è venuto bene. Ora non esageriamo, non vorrei guastarvi la giornata. E qui ci sono delle altre macro che sono veramente soddisfacenti. Questo è un 5x, come vedete, come ho messo a fuoco bene, e questo addirittura questo 5x, porca miseria, guardate, si vedono anche le screpolature sulla parabola. Insomma, che dire, qualità fotografica innegabile, molto bene anche proprio a livello prestazioni, ci è piaciuto davvero tanto. Andiamo a vedere il nostro solito video. Oggi voglio fare tutto in diretta senza... Vabbè, vedete cosa stavo sentendo. Intanto per cambiare il nostro 4K Nature lo andiamo a cercare. Oggi recensione in diretta, one shot. Se va bene, se non va, va bene lo stesso. Dov'è quello che utilizziamo di solito? Eccolo qui. Ci becchiamo pure la pubblicità, questa volta non ci facciamo mancare niente. Potete sentire anche l'audio che è davvero molto buono. 4, 3, 2, 1. Magari ci regalano un pranzo. Vabbè, a questo punto partiamo dalle tartarughe, visto che già ci sono. Potete vedere che davvero
Davvero, davvero, davvero molto bello questo dispositivo. Se non faccio cadere il telefono dal trespolo è anche meglio. Guardate che bel display, un super AMOLED. LTPO 2 AMOLED 120 Hz, Dolby Vision, HDR10 Plus, 1000 nits di media, 1500 di picco, insomma, cosa volete di più? Allora, se non si fosse capito, ci è piaciuto davvero molto. Ha quasi un anno, ma devo dire che non ha niente da invidiare ai competitor attuali. Una fotocamera, come vedete, Leica o Leica, che dir si voglia, e prestazioni di tutto rispetto. Come avete visto, abbiamo fatto tutto in presa diretta, non c'è stato nessun tipo di impuntamento, nessun blocco né niente. Come vedete, abbiamo l'Always On, ci è arrivata una notifica da TikTok, quindi se volete ci trovate anche su TikTok. Lo facciamo per i più giovani e per chi non ha tempo. Abbiamo deciso di espandere la nostra presenza sui social. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone. Girls with their nails done.